A un anno esatto dall'inizio dei lavori per la realizzazione di 6 scogliere e di 2 pennelli lungo il litorale a sud della foce del fiume Metauro nel territorio di Fano, la presentazione dell'opera che chiude il primo stralcio degli interventi previsti dal progetto generale di difesa della costa nel tratto in questione. Da qui alla foce del Metauro, dove ci troviamo, fino a Torrette, e dovrà esserci un'unica linea di nuove scogliere, quindi saranno quelle più a riva spostate più a largo. Il costo complessivo dell'intervento è di 4,2 milioni di euro, cofinanziati dalla Regione per 2,1 milioni da fondi comunitari POR-FESR, mentre per l'ulteriore 50% dell'importo da Rete Ferroviaria Italiana, in quanto la difesa costiera realizzata è a protezione anche della linea ferroviaria adriatica. La novità di ora qual è? È che con i fondi del PNRR, in questo caso non POR-FESR, ma del PNRR come Regione Marche, andiamo a finanziare un ulteriore stralcio da 4 milioni che appunto consentirà di proseguire da dove si è arrivati ad oggi al salpamento di queste scogliere verso sud fino ad arrivare a congiungersi con quelle di Torrette, e in questo caso non si mette tanto e solo in sicurezza la ferrovia, ma si rende funzionale tutto un tratto di spiaggia dove ci sono anche delle concessioni balneari. Questo progetto, questa inaugurazione è importante per due aspetti. Uno, per la sua progettualità, che è una progettualità non soltanto di difesa della costa, che è importante, si mette in sicurezza questa parte, il tratto ferroviario, ma è un progetto che porta anche valore aggiunto, perché porta sviluppo. Con questo intervento col tempo crescerà anche lo spazio dell'arenile, quindi con nuove occasioni di sviluppo e di opportunità per il territorio.